va su De Gaetano che va al cross, ma c'è comunque l'uscita da parte di Cardia. Numero 10 Maisano, quindi pallone giocato sulla destra per Di Vincenzo, profondità a cercare Aulliera, c'è l'uscita di Cardia, comunque posizione irregolare. Pallone recuperato da parte della Messana Under con il numero 15 Bardetta, che quindi mette a referto la seconda marcatura della Messana Under, una disattenzione difensiva da parte degli over. Cardia, interessante il suggerimento per Costanzo, ancora Costanzo, pallone cercare il numero 19 Nizzari. Ancora Costanzo, Luca però recupera il pallone Maisano, manda in profondità un compagno. Ancora il tentativo da parte del numero 7 Arena. Nizzari, De Luca, Luca, Andaloro, Romano, Casella, Manzella e Costanzo, rispondono gli under con intanto Di Vincenzo prova la conclusione, però fuori di pochissimo il recupero da parte di Arena, che punta la difesa degli over. Ancora Arena, c'è il contrasto senza fallo di Gazzetta. Ancora Andaloro in aria, buon movimento del numero 6 a cercare Costanzo, che va col mancino e insacca il 2-2, pareggio degli over con Costanzo, con un ottimo stop, un bel tiro di mancino. Pallone interessante per il numero 7 Arena, che entra in aria. Arena, grandissimo dribbling e poi la risposta di Arrigo. Bel numero di Luca, però c'è la chiusura da parte di Cucinotta, ripartono gli under, fanno con Maisano che fa correre Bardetta sulla corsia. Bardetta mette il pallone in mezzo, arriva il tiro di De Gaetano e quindi riporta in vantaggio gli under. C'è Arena a sinistra, ancora Arena in profondità, pallone per Bardetta, scatta in posizione regolare Bardetta davanti a Rigo e fa il 4-2 il numero 15 Francesco Bardetta, è il quarto gol degli under. Nel numero 15 Bardetta c'è Di Vincenzo anche a supporto, Bardetta entra in area, prova la conclusione, c'è la risposta di Arrigo, quindi Di Vincenzo prova la conclusione da fuori. Destra, ancora Costanzo, nuovo Gazzetta, Gazzetta la finta, poi il tiro, traversa da parte degli over, nuovamente Costanzo cade al limite, c'è il calcio di rigore con la casacca azzurra, quindi Cardia, direttore di gara va Cardia, spiazza Picciolo, quindi accorcia le distanze per gli over, 3-4 il parziale, la rete di Lillo Cardia. Pallone per Di Vincenzo, ancora lo scambio con Arena che entra in aria, va col mancino e c'è la rete di Anthony Arena, realizza il quinto gol degli under, quindi 5-3 il parziale. Da parte di Bardetta, ancora Cardia, inseguito da Maisano, ancora entra in aria, pallone che raggiunge il quarto gol degli over, quindi accorcia nuovamente le distanze, cambia ancora il parziale, 4-5 al Despar Stadium. In uscita di Picciolo, che fa ripartire subito gli under con Mangano, però serve un pallone importantissimo a De Luca, quindi Costanzo cercare Luca col tentativo che si under. Ancora Bardetta, Bardetta va in profondità nella zona del numero 5 dell'Arena, pressato
alla difesa degli over, pallone interessante per Di Vincenzo che aggancia, c'è l'uscita di Arrigo, perde un tempo di troppo qui Di Vincenzo, poi rimette il pallone in aria, c'è la conclusione degli anni. Sulla sinistra, pallone interessante per Costanzo che mette il pallone in mezzo per Nizzari, arriva Gazzetta col destro e c'è la risposta con i piedi di Picciolo. Pallone interessante per Gazzetta, dal limite Gazzetta va col tiro, però largo rispetto alla porta difesa da Picciolo. Ottimo il recupero da parte di Gazzetta, ovviamente Cardia per Nizzari in profondità, posizione regolare, Nizzari davanti Picciolo, ancora Nizzari, la finta e la buonissima respinta di Picciolo e poi comunque la rete del 5 pari realizzata da Nizzari. Una buona uscita, si ricompattano gli over, Cardia che supera benissimo Mangano, ancora Cardia, ha spazio per andare, Cardia prova la conclusione, fa partire Bardetta sulla destra, su di lui Brancati, ancora Bardetta, il numero, prova ad accentrarsi, poi il tiro e la risposta di Arrigo che salva gli over. Pallone per Di Vincenzo che si accentra, va a cercare Arena che è solo, Arena davanti a Arrigo, ancora Arena, perde troppo tempo e qui Arrigo con un intervento da difensore e quindi termina sul risultato di 5-5 il derby